Benvenuti, ben ritrovati. Proseguiamo la nostra corsa verso il giorno 12 di giugno, il giorno delle votazioni. 6 schede, 5 per il referendum, una per le amministrative di Erice e Petrosino nella provincia di Trapani. Noi oggi ci soffermiamo ancora una volta sulla campagna elettorale che è in corso in quella di Erice. Questa è Repubblica Sicilia Chiama Europa. Ho in studio 3 candidati al Consiglio Comunale di Erice, per 3 liste diverse e 3 candidati sindaci diversi. La premessa l'ho già fatta nelle altre puntate, ma l'accenno ancora una volta. Abbiamo 3 sedute, i candidati a sindaco sono 4, non possiamo averne uno per ognuno, ma come sapete, insomma, alterniamo anche in base alle norme che regolamentano la campagna elettorale, quindi la par condicio, le sedute in modo tale da garantire equa visibilità, insomma, equa programmazione a ognuno dei 4 candidati a sindaco, in base alle norme appunto della par condicio. Quest'oggi che ho in studio, parto dal consigliere comunale uscente, che è l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Erice, Luigi Nacci, ben Buonasera. ritrovato, candidato ancora una volta al Consiglio Comunale, sostiene la sindaca uscente, ricandidata Daniela Toscano, nella lista dell'UDC. Grazie Nacci per essere qua con noi. Grazie a lei. Accanto a lui c'è un altro medico, anche Nacci è medico, anche il dottor Orazio Mistretta è un medico, candidato al Consiglio Comunale a sostegno dell'aspirante sindaco Maurizio Oddo. La lista con la quale si propone ai cittadini ericini è quella del Partito Socialista. Grazie a Mistretta per essere qui con noi. Grazie a lei, Tra l'altro direttore, per il gradito invito. è pure assessore designato dal candidato sindaco Maurizio Oddo. Così come assessore designato è il terzo degli ospiti che è in studio, l'avvocato Vincenzo Maltese, che è candidato a sostegno dell'aspirante sindaca Silvana Catalano nella lista Erice Fronte Comune, giusto? Buonasera, sì. Assessore designato anche lui dalla Catalano, e ringrazio per aver dedicato Grazie, tempo buonasera a a noi e attraverso noi, a voi, insomma, che dovete valutare la migliore proposta o chi vi fa più simpatia, insomma, scegliete voi. Come dico sempre, votate, votate con criterio, che sia il vostro criterio, perché poi alla fine è responsabilità nostra se le cose possono o non possono andare per il verso giusto, dipende pure dall'impegno che noi ci mettiamo da cittadini. Da dove iniziamo? Iniziamo da Maltese, che sa che non ho studio, obiettivamente. Beh, una campagna elettorale che ormai ha preso, diciamo, l'abbrivio e siamo in netta corsa. Mi sembra fino ad oggi almeno piuttosto sereno, obiettivamente. Qualche piccola schermaglia, ma ci sta, ma nulla, diciamo, a cui ero abituato negli anni passati, sinceramente. Io Sono sono. sereno io? No, la campagna Ah, in elettorale, cioè, la generale. campagna, mi sembra, insomma, per ora che si stia basando Sì. su toni, tutto sommato, diciamo, quasi gradevoli. Non vedo grandi baruffe come invece c'erano state negli anni passati. Sì, noi siamo partiti già da 4-5 mesi con un gruppo di amici con i quali io ho condiviso nell'ultimo periodo dell'ultimo anno l'esperienza con l'Associazione Fronte Comune. È un contenitore di idee, è un laboratorio che nasce proprio con l'idea di mettere insieme persone con competenze, con professionalità diverse, con anche culture diverse e che vogliono spendersi essenzialmente per il territorio di Trapani e di Erice. Quindi l'obiettivo di Fronte Comune è stato sempre quello comunque di interessarsi dei problemi del territorio, a prescindere dalle proprie appartenenze, dalle proprie simpatie Sì. Beh, politiche e dai colori, diciamo, per i quali uno magari tifa. in questa campagna elettorale ci siete, avete addirittura proprio costruito una lista di tutto rispetto, certamente. La seconda è quella rappresentata da Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con innesti anche della società civile, diciamo così. Sì. Quindi, avete lavorato bene, siete Sì, soddisfatti? abbiamo fatto non con pochi sacrifici, insomma, questa lista perché siamo tutta gente che lavora, non cambiamo di politica, abbiamo deciso di spenderci, di mettere anche da parte le nostre vite un po' private, ci siamo dedicati fino a tarda sera a predisporre tutta la documentazione. Devo ringraziare anche 4-5 elementi del mio gruppo che si sono veramente spesi con abnegazione per far sì che mercoledì, il giorno della
scadenza del termine di presentazione della lista con tutta la documentazione. Abbiamo fatto fino a tardi, insomma, per poter avere tutte in regola e poter partecipare a questa competizione elettorale. L'obiettivo è quello di dare un'alternativa agli edicini, alla città di Erice. Un'alternativa all'attuale amministrazione, questo ci tengo a dire, perché è chiaro che le altre coalizioni sono ovviamente contrapposte alla stessa sindaca. Va bene, beh, credo che sia insomma un po' visione comune, ci sia comune quella di dare un'alternativa alla ricandidatura alla sindaca uscente Adriana Toscano, per la quale poi parlerà Luigi Nasci. Mistretta invece, che mi dice in merito? Ma nello specifico, direttore, la domanda qual è? La domanda Riguardo. qual è? È una necessità di dare appunto un'alternativa, ma questo è nell'ordine Sì, delle cose, altrimenti uno ovvio, non si mette in ovvio. lista. Alla Toscana, ok, ma perché? Perché? Ecco, perché? Allora, Mi sono salvato in extremis con la domanda? sì, no, intanto la prima domanda è sicuramente quella che mette un po' più in imbarazzo. Comunque, in ogni caso, io infatti quasi quasi quando ho iniziato a fare la domanda al caro Vincenzo Maltese, ho detto vediamo con chi iniziamo, per un attimo mi è venuto in mente quando c'era il professore che doveva interrogare gli alunni in classe, ho detto ma speriamo che non inizia con me, così come dire Avanti, siete si tutti spezza un abituati po', a stare davanti alle telecamere, si siete tutte spezza un po' il personaggi ghiaccio, pubblici che avete a che fare con la gente, si via. rompe un po' il ghiaccio. Comunque, nello specifico ti dico questo, sicuramente io voglio intanto sottolineare, come dire, il fatto che tutti ci si candida ogni 5 anni in quelle che sono le competizioni amministrative con l'obiettivo di fare il meglio per la propria città. E su questo io vorrei riconoscere una assoluta buona fede a tutti. Però io, qual è il meglio? Il meglio lo dovrebbero scegliere i cittadini. Io questa volta noto una cosa, che c'è un denominatore comune in quelle che sono, chiamiamole come hai detto tu, le proposte alternative all'amministrazione uscente, direi alle amministrazioni uscente, perché anche l'ultima uscente, participio presente del verbo uscire, sperando appunto che possa veramente essere uscente, almeno questo è quello che mi auguro. Dico le amministrazioni precedenti perché poi alla fine l'amministrazione toscana, riconosciamocelo, è stata una consecutio temporum delle precedenti due amministrazioni tranquille. Ed è un'amministrazione che ancora continua a parlare di un territorio che vuole continuare a mantenere diviso. Questa è la cosa che personalmente mi dà più fastidio. E cosa ci accomuna invece? Cosa accomuna le altre tre candidature? Le altre tre candidature sono accomunate dall'avere percepito un'esigenza importantissima oggi per la città e per il territorio, per le città e per il territorio, per queste due città che vivono in simbiosi da sempre, dai tempi della distruzione di Troia nel 1250 a.C., queste due realtà già esistevano, sono le due realtà più antiche forse dell'Italia, e per la prima volta ben tre candidati sindaci su quattro avvertono l'esigenza di porre rimedio a un peccato originale, Sì, io lo con definisco. visioni diverse, Con visioni obiettivamente, la loro è diverse. nettamente proprio Sì, diversa no, le visioni dalla sono vostra. diverse, ma ci accomuna l'idea che lo status quo non è più opportuno mantenerlo. Quindi per me questa è la più grande differenza. Quindi diciamo una delle più grandi battaglie che porterete avanti voi nella coalizione a sostegno di Marisoldo è quella che verte sulla grande città, insomma su una idea di unitarietà non solo E comunque amministrativa ma anche una proposta urbanistica. referendaria comunque che deve essere Ancora una fatta. volta Nasci, beh, mi ricordo 5 anni fa era il candidato della grande città in un certo senso, no? Quando era candidato a Certo. sindaco. No, diciamocelo Eh chiaro. sì, lo Ancora una è. volta però il tema della fusione, della rettifica dei confini, dell'unitarietà è principale nella campagna elettorale su Erice. Ma ci si può basare solo su Allora, questo? lei ha parlato del fatto che ero candidato, sì, contro questa attuale amministrazione e ha parlato di grande città. Diciamo che io sono stato coinvolto in quella campagna elettorale perché io ho parlato sempre di rettifica dei confini, perché sono convinto che con questo tipo di politica, questa fusione
non sa da fare, non si farà mai. Per cui nel 2001, quando mi sono candidato con il vecchio CCD di Casini, io parlavo di consorziare servizi, che effettivamente questo non si fa, perché abbiamo problemi sia a Trapani che a Erice, vigili urbani e tante altre cose. Una cosa fattibile, ma il fatto della rettifica dei confini per me dovrebbe essere al primo punto. Il fatto della fusione è questa cosa. Io non sono convinto non perché non sono d'accordo, ma perché questa cosa, come detto poco fa, in politica non succederà mai. 30 anni che se ne parla. Ignazio Grimaldi ha fatto grandi battaglie, fino a 15 anni fa, eccetera, non si è riuscito. Ma vi dico un'altra cosa. Io vivo nel comune di Erice, come lo chiamo politicante, da moltissimi anni. Io sono convinto che l'Ericino in generale non vuole la fusione. E io parlo con molta gente e ne sono convinto. Quando abbiamo organizzato quel referendum, magari è stato organizzato in un certo modo, i cittadini non hanno sentito il bisogno di andare a votare. Ha votato il 15%, ricordo. E io dico che gli ericini, e non parlo di Erice capoluogo, parlo degli ericini, perché in fin dei conti questa è Erice, Casasanta e Erice Vetta, che oltretutto è Erice capoluogo, gli ericini non desiderano la fusione con Trapani per diversi motivi, diversa cultura e tante altre cose. Certamente insegna il fatto di Missili Scemi, e lei sa benissimo, direttore, che per me è stato un grossissimo errore. Siamo lei? Come? Ci diamo del lei, quindi in trasmissione. Sì, vabbè, vuole mantenere le distanze. Vuole mantenere le distanze. Nicola. No, beh, io mi adeguo. Nicola, diciamo, si è verificato questa cosa che, diciamo, non è stata giusta e ne pagheranno le conseguenze i cittadini di Missili Scemi. Purtroppo passeranno anni prima che loro abbiano dei servizi finanziati dallo Stato, dalla Regione, eccetera. Io devo ripeterlo ancora una volta, perché le critiche le ho subite e io devo rispondere con sincerità. Nel momento in cui Luigi Nacci per 10 anni ha fatto opposizione all'amministrazione Tranchina, in modo energico, volontario, dopo 10 anni di opposizione si candida a sindaco, e anche se per poco non sono andato al ballottaggio e perdo, non posso continuare a fare la guerra e i mulini al vento. Mi sono fermato un attimino. Non ho chiesto io di collaborare, ma ci siamo incontrati con la Daniela Toscano, e sottolineo Daniela Toscano, con cui mi legano dei rapporti di amicizia proprio da quando ci siamo conosciuti nel 2001, e lo ripeto ancora una volta, mi ha detto: vuoi collaborare con me? Lo rispiega ancora, perché c'è ancora qualcuno che dice: ma lei è passato di qua. Ma per il bene dei cittadini io credo di aver fatto bene. Poi capisco che la politica non è quella della volta dei partiti, dei grossi partiti. Ormai i grossi partiti, diciamo, sono anche spaccati, come succedeva anche prima con la Democrazia Cristiana. E per quanto mi riguarda ho fatto bene. Ho valutato bene tutto quello che è stato fatto. Effettivamente non c'è nessuno che non commette errori nella sua vita politica, nell'amministrare, e parlo dell'amministrazione, perché io, facendo il Presidente del Consiglio, ho dovuto gestire una situazione anche certe volte un po' particolare in Consiglio Comunale. Mi pare giusto che la Toscano venga riconfermata per un motivo, perché la Toscano è toscano, e anche se dipendente, non è vero questo, perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere abbastanza decisionale nei confronti, cioè per quanto riguarda quello che si è fatto, e diciamo, se è stato fatto il campo bianco, Nicola Baldarotta, è stato fatto il campo bianco, non si è inaugurato il campo bianco e ha subito critiche. Se si inaugurava era un problema di campagna elettorale. È stato fatto il campo bianco, che sappiamo è sotto gli occhi di tutto, è una bella struttura, e ci sono le critiche, ma vediamo da chi viene gestito. E questi problemi esistono sul serio, lo sappiamo questo, perché gestire una struttura del genere è una grossa responsabilità, e se non ci saranno le associazioni o qualcun altro a gestirla, e loro ci sono guai grossi. Va bene, mettiamo un attimo pausa e lo faccio pure gli altri. Mattese, sì. Come la vede questa situazione? Ha messo, diciamo, nel calderone diversi argomenti, quindi quasi insomma andate a ruota libera. Ma in un se certo dobbiamo senso. Dobbiamo parlare di quello che è stato fatto, che non è stato fatto degli ultimi 15 anni,
da parte di questa amministrazione, che come diceva bene il dottor Mistretta, è una consecutio temporum della precedente amministrazione. Io semplicemente ho focalizzato la mia attenzione su quello che non c'è, su quello che è sempre mancato a partire dal 2007, da quando sono state fatte determinate promesse, da quando sono state preannunciate delle grandi opere, delle infrastrutture, degli impianti fognari, degli impianti di depurazione, che oggi dopo 15 anni non ci sono. Non so se voi lo sapete, ma mi pare di aver appreso che il Comune di Cesia è in una situazione di infrazione per l'assenza del depuratore nel centro storico. Manca il depuratore anche a Ballata, o quantomeno era previsto, ma non c'era l'allaccio degli impianti fognari dell'impianto di depurazione di Ballata. Pizzolungo è completamente abbandonata, cioè, ogni giorno io ricevo delle foto da parte di bagnanti, il litorale è completamente disastrato, con dei cassonetti che sono completamente arrugginiti, completamente, e siamo in una situazione già calda di una stagione estiva che sta, diciamo, per arrivare. E quindi manca la programmazione, è sempre mancata la programmazione. Questo perché? Perché i bilanci di previsione, va bene anche le difficoltà del Covid degli ultimi anni, ma sono stati sempre approvati con notevole ritardo. E non approvando i bilanci di previsione nei tempi previsti, quindi nell'anno precedente, non si può programmare nulla, bisogna andare sempre per dodicesimi. Andando per dodicesimi si può fare soltanto quello che è l'ordinaria amministrazione. Facendo ordinaria amministrazione non si può far passare per straordinario tutto quello che invece sarebbe diciamo, la normale gestione di un comune, di un territorio. Io cammino per le strade di Trentapiedi, di San Giuliano, Pizzolungo, sono completamente delle strade pessime, in pessime condizioni, spazzatura ovunque, va bene l'inciviltà. Questa è una cosa che io veramente ci tengo, l'abbiamo messo anche nel nostro programma. Il capitolato d'appalto va rivisto con la ditta che gestisce la pulizia delle strade. Perché se le strade non vengono spazzate, non c'è lo spazzamento, okay, l'amministrazione deve prendere i provvedimenti, deve prendere le sanzioni alla ditta se effettivamente era previsto, era una cosa che era prevista nel capitolato. Ma a casa mia, se mio figlio sporca, la mentalità, per mia cultura, diciamo, sono portato a correggere e rimproverare mio figlio, ma vado a pulire. Non posso lasciare le strade in quelle situazioni lì. Quindi una città a vocazione turistica. Una città che è chiamata adesso a chiamare tantissima gente che sta per essere attratta dal nostro litorale, un lungomare che viene decantato come qualcosa di meraviglioso solo perché è stata fatta una fontana. Quando l'acqua manca a San Giuliano e abbiamo l'acqua che zampilla diciamo, da questa fontana, dico, siamo in una situazione veramente paradossale, non si può far passare per bellissima, diciamo, un'amministrazione, per stupenda un'amministrazione, per aver fatto una piazza a Pizzolungo e una fontana a San Giuliano. Io non ci sto a tutto Grazie, questo. Mistretta. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha appena detto il caro avvocato Vincenzo Maltese, lamentando, come dire, una insufficienza in quella che è l'ordinaria amministrazione. E queste sono cose chiaramente che devono essere risolte in tempi brevissimi, perché è inutile che cerchiamo di, in alcuni casi, buttare le colpe su altri quando abbiamo fatto ben poco. Siamo sotto la sufficienza, direttore. Siamo sotto la sufficienza anche sull'acqua, voglio dire. Ed è inutile che si dica la colpa non è nostra e c'è l'EAS e c'è quello in fallimento e c'è l'altro. No, perché l'acqua ai cittadini comunque deve essere garantita, a costo di portargliela io con la carriola. Perché l'acqua, vedi, è costituita non un diritto, Io ma da voi, il tre in diritto. studio non mi aspetto demagogia, non No, lo sto no, 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 facendo, mi scusami. aspetto No, no, concretezza. no, Quindi la no. domanda adesso è, va bene, è vero, D'accordo, quindi no, no, voi sto andando in oltre. amministrazione come la Sto portereste con la carriola, l'acqua? andando oltre. In assenza, il mio è un paradosso, chiaramente, vuole essere provocatorio, ma è chiaro che l'amministrazione non se ne può lavare le mani dicendo aspettiamo, vediamo che succede, perché c'è tutta una situazione in fieri che deve essere meglio determinata. Noi abbiamo tutto un programma che è, come dire, si sviluppa in oltre 30 pagine, dove andiamo ad affrontare nello specifico quella che è la nostra idea per la soluzione del problema Andiamo dell'acqua. allora al punto. No, ma io piuttosto che parlare di questo,
Caro Nicola, scusami, inviterei piuttosto eventualmente i telespettatori interessati ad andarla a guardare, perché il programma è pubblico, è sul sito del sindaco www.maurizioddo.it, e questo discorso dell'acqua si può affrontare là. Io stavo facendo un altro discorso, lasciamo stare l'ordinario. L'ordinario, che comunque sono d'accordo con l'avvocato Vincenzo Maltese, è stato deficitario nella sua gestione. Non ci basta il campo bianco e gli zampillini nella litoranea. Io invece vorrei un attimo, se tu mi permetti, parlare dello straordinario che vuole proporre la nostra coalizione. E se mi permetti vorrei entrare nello specifico, cioè in quello che è di mia competenza. Tu saprai bene che io sono designato, qualora dovesse vincere la compagine elettorale che mi sostiene e che io a mia volta sostengo, io sono designato quale assessore all'università, alla pubblica istruzione e alla ricerca scientifica. Quindi volevo intanto far notare che non è mai esistito un assessorato all'università nel comune di Erice, nonostante il comune di Erice da sempre, grazie al dottore Giuseppe Garraffa, non ce lo dimentichiamo, grazie all'allora ministro Ruberti, ministro della pubblica istruzione, ha la possibilità di avere nel suo territorio un polo didattico che noi auspichiamo che possa diventare un quintateneo. Tu saprai bene che io sono presidente dell'associazione Quintateneo e parlavo di Università Trapani già quando ne avevo 18 di anni, appena diplomato. Poi con l'associazione ne cominciai a parlare 6-7 anni fa, prima delle scorse amministrative, quando altri... Ho finito, ma dammi uno spazio quantomeno uguale a quello che hai concesso al mio collega Luigi Nacci, in termini di tempo. Già, voglio dire, con le scorse competizioni elettorali io già parlavo di quanto sia importante l'università per questa terra, per l'unico agglomerato urbano, perché un unicum di Trapani è Casasanta, perché Casasanta non è Erice, perché già il nome di Casasanta deriva dalla storia di Trapani e non da quella di Erice, ma ne possiamo parlare dopo. E stavo dicendo che con un programma ritagliato ad hoc sull'università, noi vorremmo portare Erice e Trapani verso un futuro diverso. Questo è un investimento veramente unico, questa è una proposta veramente unica che potrebbe far volare la città di Trapani nel contesto europeo. Scusami, vorrei soltanto un'ultima cosa. Per inciso, sembrerebbe che adesso altri, che fino a 5 anni fa parlavano, diciamolo, di diplomifici, di stipendi per le baronie palermitane dei professori dell'Ateneo di Palermo che venivano a insegnare qua e si fregavano i soldi dei contribuenti ericini, dopo che hanno tolto i soldi al consorzio universitario, adesso praticamente sembrerebbe che abbiano fatto un bagno purificatore e finalmente anche loro ora cominciano a parlare di università. Non mi sorprenderei se poi tra 5 anni cominciassero anche a parlare di rettifica o di fusione. Ma noi arriviamo prima, noi arriviamo sempre 5 anni prima, sulle idee migliori. Ho finito. Beh, siamo entrati già nel merito della proposta programmatica amministrativa, quindi mi piacerebbe che continuassimo così, insomma, a mettere in evidenza, non dico le differenze, ma i punti salienti delle rispettive proposte. Nacci, ma è logico, ovviamente, se volete replicare o precisare alcune cose su quello che viene detto, che la liberi. La discussione sta andando abbastanza bene, parlando ognuno, ciascuno per le sue convinzioni, le proprie convinzioni. È logico che intervenire si può intervenire, ma cerchiamo di non accavallarci, perché altrimenti non facciamo capire nulla ai cittadini che ci ascoltano. È logico che tre candidati sindaci che si mettono in lista devono, diciamo, portare avanti i loro programmi, ma non parlare delle inefficienze. Lui parlava, l'avvocato Vincenzo Maltese parlava del fatto dell'acqua, e lui si intende... Io ho parlato di pulizia, no, delle strade. Dell'acqua, vabbè, cerco di... Se volete ne parliamo, perché no. Mi interessa, certo, particolarmente. No, allora, il problema dell'acqua, perché c'è stata una minima strumentalizzazione, il fatto dell'acqua è una cosa seria. Il fatto dell'acqua, che le tubature, quelle che ci sono, che in questi 15 anni non si è riusciti a captare dalla regione i finanziamenti giusti per la rete idrica. Per quanto riguarda la rete fognaria, vi parlo di Casasanta, questa è stata risolta ai tempi di Ignazio Sanchez, è stata fatta una rete fognaria accettabile, certo ormai e magari vetusta. Per quanto riguarda l'acqua c'è bisogno di fare molto, ma dare sempre, non dire che l'amministrazione dà la colpa agli altri,
La colpa ce l'hanno gli altri, la Regione ce l'ha questa colpa, perché non è che ha fatto nulla, anche se ora c'è un finanziamento grande a livello provinciale, non so di quanti milioni di euro, per fare le dighe a diversi paesi. Il problema esiste, esisterà. La pulizia, Pizzolungo. Io ho fatto un giro delle calette l'altro giorno, e le stanno cominciando a pulire, ma è assurdo trovare un mare di bottiglie, siamo veramente... La gente è incivile. Non possiamo dire sempre che la colpa è dell'amministrazione, che può essere pure la loro amministrazione possibilmente. Io posso parlare da consigliere che da molti anni che sono là, e vi auguro sia a te Orazio che a Vincenzo Maltese di calcare i banchi del consiglio, collaborando sì o no, perché può essere anche uno calca i banchi in opposizione, però va a verificare quello che succede. I bilanci in questo momento, gli ultimi anni, non si sono potuti fare, e non per colpa dell'amministrazione, perché noi abbiamo dei bravi funzionari che non riescono a quadrare il bilancio se non a fine anno. Diciamo, quest'anno abbiamo fatto di più, c'è stato a fine anno il consuntivo, il preventivo, il di previsionale e anche il consolidato, diciamo che si è riuscito, e la variazione del bilancio entro novembre. Le cose sono state fatte, sono sotto gli occhi di tutti, e non dico quello che sono fatto, ho parlato soltanto del Campo Bianco per dire una cosa, il lungomare diciamo è più gradevole a questo, capisco che c'è la fontana, ma sembra una cosa che abbellisce. Date delle idee nuove, capisco che i programmi sono sul sito, bisogna leggerli. E non andiamo, io sono contro questa amministrazione, perché non andiamo contro. Proponete, perché i cittadini hanno bisogno di capire effettivamente ogni candidato sindaco cosa vuole portare avanti, perché ognuno la pensa. Per l'università, Nicola, per l'università io da presidente del consiglio ho mandato un comunicato stampa dove ho detto effettivamente si è sbagliato, perché io ero contro quel fatto che sono stati tolti dei soldi. Ora dopo tanti anni posso dire che effettivamente quei soldi, a secondo quando uscivano gli altri comuni, erano eccessivi, perché 100.000 euro per il comune 10 e qualche comune limitrofo ne usciva ben poco. Io preferirei che tutti i comuni della provincia collaborassero e l'Università di Trapani diventasse effettivamente quella che potrebbe diventare, sia per merito dell'amministrazione toscana, sia del merito delle altre amministrazioni se la Toscana dovesse perdere. Io sono convinto che questa amministrazione non è da buttare. Daniela Toscano ha lavorato discretamente, è logico che chi va a contrapporsi a questa amministrazione non può dire ha fatto bene la Toscano, sono qua, dice allora perché dobbiamo votare per... Vabbè, poi si potrebbe dire ha fatto bene la Toscano, io farò meglio, perché non ci può stare un questo sì. Però è logico che la contrapposizione lo è questa, lo ha stuzzicato Nacci sull'acqua. Il fatto dell'acqua tu la conosci benissimo, ma la conosciamo... Allora, tutti. Mi ricollego a questo discorso dell'acqua. 15 anni di amministrazione Tranchita Toscano, in 15 anni non è stato mai presentato un progetto di rifacimento della rete idrica comunale. Voi state guardando soltanto l'ultimo anno, da quando l'Unione Europea ha inventato questo strumento che è il PNRR, per poter accedere a dei fondi e per poter rifare eventualmente la rete idrica. Con riguardo i fondi a questo per capitolo, le rete idriche, però, se non ricordo male, sono accessibili dal lati idrico. Sono accessibili tramite lati idrico, adesso si è appreso tramite lati idrico, ma ci vuole comunque un gestore, che attualmente non c'è. Certo. L'errore fondamentale che ha fatto la Regione, e io l'ho sempre detto pubblicamente, ci sono articoli che parlano, Nicola me ne può dare atto, insomma, sì, anche sì, gli sì, articoli confermo. Sono stati sempre inoltrati. Io ho preso le distanze dal Presidente Musumeci nel momento in cui, con decreto regionale del 2 gennaio 2020, ha deciso di mettere in liquidazione coatta amministrativa l'EAS, perché è una procedura equivalente al fallimento. Sì. Questo però non consente di fare allacci, non consente di fare volture, non consente di fare distacchi, tant'è che di recente ha fatto bene, io ho preso posizione su questo, ha fatto bene il comune di Favignana ad emanare delle ordinanze contingibili urgenti, e ho invitato anche la sindaca a fare altrettanto. Non si possono stare due anni... Si stanno allacciando le persone. Sì, ma ci vuole l'ordinanza che mette il cappello all'azione che fa il privato cittadino, che fanno le famiglie quando devono entrare a casa con bambini piccoli, o le attività commerciali che si devono allacciare alla rete per poter avere
le autorizzazioni per poter lavorare. E i comuni non potevano farlo, non potevano rilasciarle perché non avevano la competenza per poterlo fare. Adesso con una ordinanza contingibile urgente, diciamo, si può autorizzare il privato, si possono autorizzare le famiglie ad entrare nelle proprie case nuove e fare l'allaccio idrico alla condotta. Questo, diciamo, è un palliativo, diciamo, una soluzione temporanea. Ma è già da 2 anni che manca il gestore idrico. Sapete voi quante persone hanno subito la notifica di fatture per migliaia di euro e sono costretti per tutelarsi, per tutelare i propri diritti, ad agire a spese proprie, quindi pur vincendo i contenziosi dinanzi ai tribunali, dinanzi ai giudici di pace, quindi vittoriosi, sono costretti a sostenere le spese che devono dare allo Stato, quindi il contributo unificato, l'imposta di registro, l'agenzia delle entrate e quant'altro, pur essendo vittoriosi. Questa è una cosa che io, diciamo, da legale non posso accettare, perché vero è che a fronte di fatture di migliaia di euro, se poi tu vai a spendere 700-800 euro di spese complessivamente, hai avuto un risparmio in termini di, diciamo, di dare avere. Però da un punto di vista giuridico è errato. E allora, lì il Presidente ha sbagliato, io gliel'ho pure detto personalmente, ho cercato di, diciamo, di dare anche dei suggerimenti. Una soluzione che era stata proposta era quella di dare a Sicilia Acque per 18 mesi o 24 mesi la gestione idrica, diciamo, dei comuni ex EAS. Questa poteva servire e sicuramente avrebbe aiutato tantissime comunità locali per anche la clorazione, il trattamento chimico dell'acqua, la fatturazione. Purtroppo diversi comuni, tra cui ieri c'è la sindaca in testa, si sono opposti perché forti del fatto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che deve essere la Regione a risolvere il problema con un nuovo sistema, diciamo, normativo di individuazione. Quindi l'accusa in questo caso qual è? Quella di essersi lavata le mani? L'amministrazione? No, gioco di parole. Senza l'amministrazione si è fatta forte di sentenza del TAR e di una sentenza della Corte Costituzionale che cosa dice? Dice che deve essere la Regione a diciamo, individuare con una norma. Il disegno di legge è stato ridotto da 26 articoli a 5 articoli grazie al sottoscritto che in Commissione Territorio dell'Ambiente ha fatto delle osservazioni per poter accelerare per l'approvazione di questo diciamo, di questo iter normativo. Purtroppo si andrà al voto a novembre, io non credo che entro quest'anno si arriverà all'approvazione di questo disegno di legge. Ma tu sei un avvocato e hai detto bene, dico, ci sono delle sentenze che parlano chiaro. Ma una sindaca consigliata dai propri consulenti, eccetera, che intanto ha rifiutato di prendersi, tu sai, la Regione aveva proposto. Ma non ho detto che è sbagliato normativamente, che è sbagliato giuridicamente. Attenzione, no. La soluzione che aveva proposto il presidente Musumeci era quella di individuare con Sicilia Acque una soluzione tampone, temporanea, che avrebbe consentito per 1 anno e mezzo di, nel frattempo si sarebbe approvata la norma, il disegno di legge, sicuramente avrebbe alleviato i disagi dei cittadini. Ma anche Sicilia Acque. Sicilia Acque è una società privata a partecipazione, sì, ma ha problemi seri, della Regione. Sul serio. Ha problemi perché non riesce a vendere l'acqua, perché chi la deve vendere? Perché prima la vendeva l'EAS, adesso non la può vendere ma più. Ma dare la colpa, cioè in questo momento, sull'acqua, all'amministrazione, secondo me... No, io all'amministrazione do una... Allora, sul sistema di fatturazione io non do, non c'entra niente, i comuni non c'entrano niente, così come Paceco, Eri, non c'entrano niente. Io la colpa che do all'amministrazione è che in 15 anni non avete fatto neanche un progetto esecutivo per intercettare dei fondi ogni anno c'è la possibilità di partecipare a questi fondi comunitari. Ricordo soltanto, direttore, che nel 2013... Mauro, avendo dentro Mauro non è riuscito a captare. Per questioni politiche probabilmente, perché io nel 2015 ero presente al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti con un progetto non esecutivo e si è cercato di intercettare i fondi con... il progetto per il Sud, mi pare il bandi per il Sud, allora c'era Renzi Presidente del Consiglio, ma per questioni politiche, perché Crocetta non era della stessa corrente politica del sindaco Tranchida, si è deciso di non finanziare. E quindi allora parlavamo di un progetto che riguardava più che altro il rifacimento politico, allora. E che tu sostieni, giusto? Un'amministrazione che tu adesso sostieni. Io sto parlando del 2015. No, aspetta. E delle mancanze di questa amministrazione. No, l'amministrazione che io sostengo, d'accordo, ma lo dico, non c'è stata la non volontà, perché un Mauro che intercetta finanziamenti a IOSA, è logico che interesserà a non avere finanziamenti. È successo invece, ci sono stati dei problemi, e tu mi insegni, Crocetta la stessa, e non è che è colpa dell'amministrazione, la colpa è la Regione sempre, girando.
sia esso Crocetta, sia esso Musumeci. Il progetto non era esecutivo, doveva essere reso esecutivo, doveva essere aggiornato con dei problemi ci sono con stati. I prezzi aggiornati, e, da allora non se ne è fatto più nulla. Oggi, per rifare tutta la rete idrica del comune di Erice, ci vogliono circa 60 milioni di euro. E uno studio di progettazione solo per progettarlo costerebbe circa 2 milioni di euro. Vi rendete conto di come adesso sia molto difficoltoso, insomma, accedere a questi finanziamenti per rifare tutta la rete idrica del comune di Erice? Però noi dobbiamo provarci. E nel nostro programma abbiamo previsto di poter partecipare a dei bandi comunitari, sia diretti che indiretti, insomma, per poter accedere a questi finanziamenti. Perché col PNRR io dubito che si arriverà entro il 2026 ad avere un progetto diciamo così costoso e così variegato, perché sappiamo bene che il territorio di Erice comprende la montagna, ma comprende anche la zona valle, comprende San Cusumano, Pizzolungo, che è attaccata peraltro con la rete, con la condotta di Valderice, e quindi dobbiamo anche tenere conto della complessità di tutto. Va bene, il sistema idrico. Messo nel conto, io parlo dell'amministrazione perché non sono in amministrazione, è logico, sono vicino a questa amministrazione, ma non sono in amministrazione, non sono nella stanza dei bottoni, ma dico questa amministrazione credo che ci abbia tentato. Per questo dico io, quando arrivano un mare di finanziamenti per altre cose, che può essere Campo Bianco, che può essere altre cose, è logico che non si è riusciti, un motivo ci deve essere. E io credo che la Regione, con tutti i presidenti che si sono succeduti anche prima di Crocetta, abbia delle grosse colpe sulle nostre città. E non parlo soltanto, parliamo del dissalatore. Tu sai quanti soldi sono stati spesi e poi... Parliamo delle visioni che abbiamo di Erice e del territorio ericino, invece di andare a parlare di altre cose. Ma dell'acqua si è parlato, era giusto. Stiamo parlando di campagna elettorale e di come rendere questo territorio ericino certamente fondamentale. L'acqua è un punto di riferimento per la Sicilia. Scusate se io la vedo così, dico Erice dovrebbe essere un punto di riferimento. Non solo per la regione di Trama, ma per l'intera Sicilia e anche per l'Italia. Come facciamo a farla diventare così? Da un punto di vista turistico, delle attrattive, guarda, il lungomare per esempio. Ma guarda, bisogna... Nasce soddisfatto dei lavori che sono stati fatti di abbellimento? C'è ancora altre cose da fare. Il turismo è il perno di Erice per me. Sia parliamo di Erice capoluogo, e bisogna invece puntare sul turismo anche a valle. Si è fatto turismo per quello che si è fatto, anche perché gli ultimi due anni sono stati quelli che sono inutili. Ora ci mettete e fa così. Io faccio così perché quando sento parlare di Erice capoluogo ed Erice valle mi infastidisco, perché Erice valle non esiste e manco Erice capoluogo. Se noi prendiamo tutti gli storici da Eschi, ha scritto un libro, Erice è una, se noi già diciamo Erice, noi già collochiamo un centro storico, scusami Luigi, collochiamo già un centro medievale posto a 750 metri sul livello del mare, sul Monte San Giuliano, che adesso si chiama Monte Erice. Quindi perché continuare a dire Erice centro storico, Erice capoluogo? Quella di sotto si chiama Casa Santa, che non è Erice. Casa Santa non è Erice, è inutile che la sindaca nella rotonda vicino al carcere ci mette Città di Erice, quella non è Città di Erice, non c'entra, è amministrata purtroppo ancora ad oggi, per poco spero, dal comune di Erice. Ma sono visioni tue, mi è venuta una domanda, quindi fatemi una stretta domanda. Se Oddo diventa sindaco e quindi Mistretta assessore, ma che poi non cambia idea, che fate? La togliete la scritta su Città di Erice? Immediatamente. La prima cosa che faremo, la vado a togliere io, lettera per lettera. Metteranno frazione Casa Santa. Metteremo al massimo Comune di Erice. Comune di Erice. Al massimo. Perché quello è giusto, non Città di Erice. Il turista arriva a Trapani, arriva a Birgi, prende la litoranea, arriva lì e dice Città di Erice, arriva a Erice, la città di Venere, eccetera. Non è un castello di Venere? Scusatemi, ma di cosa stiamo parlando? Questa è una mistificazione del territorio che continua a venire ad essere messa in essere già da un sacco di tempo. Ma te come la vede? Vero è che comunque gli uffici comunali sono ormai tutti... praticamente Vincenzo, e grazie a questo sono stati capaci di svuotare Erice. Perché quella che è Erice, la Erice cara a Venere, l'hanno svuotata loro, l'ha svuotata questa amministrazione, diciamocelo. Gli uffici sono stati portati a valle, anche è stato tutto smontato, non c'è più la scuola, è stato portato non c'è... a valle, a San Giuliano. Di che cosa parliamo? Ma lo troviamo un altro comune in Italia dove il palazzo comunale, il palazzo di città, praticamente c'è solo un usciere e poi è tutto chiuso? Ma dove lo andiamo a trovare?
una cosa vergognosa. Ma non si può difendere questa cosa, è indifendibile. Allora, per quanto... almeno fatelo provare. Ha parlato molto di più di me, il collega. Sì, ma tu non puoi misurare 2 minuti, 3 minuti, cose. Così, sai, io non ho detto a Maltese, Maltese deve esprimere il proprio giudizio e basta. Ma infatti che... sul fatto dell'acqua non ho proferito parola io, è alcuna. È quello che sta parlando un po' di meno, ma per sua scelta, no, non perché... No, ma tra l'altro quando ha parlato l'avvocato Vincenzo Maltese dell'acqua, io mi sono soltanto limitato a dire all'inizio, ho lanciato, come dire, il sasso nello stagno, nell'acqua, dicendo che è il diritto dei diritti, ma poi ho fatto parlare lui perché so che ha maggiori competenze di me. Nacci, dispiaciuto che mi strettano con te, no? Perché, dispiaciuto fin dalla volta scorsa. Cosa? Cioè, avevamo detto di non uscire lo discorso. Sono amici, avevamo detto che questa cosa doveva uscire perché tu devi essere candidato la volta scorsa con me. No, perché tu ricordi questo, ma non l'avevo. Io ero, come dire, sostenitore della lista Erice per l'università. Che è stata fatta per te. Non è che è stata fatta per me. È stata fatta perché io già 5 anni fa con il Partito Socialista parlavo di E perché ti sei candidato ora e non prima? Perché adesso secondo me era purtroppo, dovevo togliere un po' di spazio al mio lavoro, purtroppo, perché mi rendo conto che questa città è senza futuro, stiamo morendo, la casa della salute che è l'ospedale e che è la cosa che mi sta a cuore ce la stanno facendo a pezzi. È colpa dell'amministrazione? No, è colpa del fatto che si trova in un comune con meno di 40.000 abitanti. Questo da medico lo dovresti sapere. Sì, ma chi c'entra l'amministrazione? C'entra, dobbiamo fare in modo che l'ospedale sia all'interno di un comune più grande. Parlare, guarda. Dobbiamo quindi, fare in modo che l'ospedale sia in un comune più grande. Dobbiamo fare in modo che non però si verifichi più. Se arrivi, no, scusami. Se tu gli dai là, vedi lui come... No, ma dico, scusami. No, l'ultima cosa. Dobbiamo fare in modo, e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, che non possa arrivare più in un prossimo futuro un disonesto intellettualmente, non peraltro, come il giudice Massimo Russo, che si portò la radioterapia che spettava all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, se la portò a Mazara del Vallo durante il governo lombardo, perché disse, e aveva ragione da un punto di vista giuridico, caro Luigi, disse che l'ospedale di Trapani era l'ospedale di Erice ed era un ospedale di 25.000 abitanti, per cui lui prese, era d'altra parte assessore regionale alla salute, con l'approvazione del suo governo, e a ben merito anche a onore del presidente allora pro tempore lombardo, prese la radioterapia e se la portò a Mazara del Vallo, lontana 70 km da reparto di oncologia che invece a Sant'Antonio Abate. Noi di queste cose dobbiamo portare. Francesco, il ragionier Francesco, nome di fantasia, che abita di fronte al mio ambulatorio per fare la radioterapia per il tumore della prostata, va a Mazara del Vallo. Nacci, vediamo, se poi tu fai un'altra domanda a lui giustamente risponde. Quindi... Se parliamo di queste cose, diciamo, inutile che parliamo delle amministrative ma di ora. Ma Nacci, faccio io una domanda. Non è che, l'ospedale, dobbiamo mettere l'ospedale, ma se tu vieni a parlare l'ospedale più importante della provincia, lui vorrebbe prendere l'ospedale con le ruote, vorrebbe portarlo a Trapani, no, da politico e da consigliere, anche con la rettifica. Orazio Mistretta, mi taccio, basta. Da politico e da consigliere comunale di lungo corso quale Luigi Nacci è, mi piacerebbe sentire, secondo il suo parere ovviamente, dove consiste l'inconcludenza in questo caso della proposta Maurizio Oddo e della proposta Silvana Catalano. Io proposte in questo momento non ho sentito, si è parlato dell'ospedale, le cose congenero completamente. Proposta fusione, proposta rettifica, si riferisce a questo? No, io in generale veramente. Io ho detto molto sempre aperta. E non mi rimangio tutto, come ho criticato il fatto dell'università da Presidente del Consiglio vicino a questa amministrazione. Io ho detto sempre che sono per la rettifica dei confini, da diversi anni che se ne parla, rettifica dei confini. Riformula la domanda meglio, molto terra terra. Perché secondo Nacci non hanno riunire né la Catalano né Maurizio Oddo? Vediamo se così vi faccio capire. No, allora, nel momento in cui, a parte che esiste sulla Maurizio questione Oddo, specifica. Esiste Catalano, esiste Spina. Io in questo caso ci sono loro due e giustamente parlo di loro. Nel momento in cui uno di questi candidati viene a vincere queste elezioni, ci fermiamo 5 anni, perché è come se tu entri in una casa
e deve andare a mettere le prese, passare file, eccetera. È una cosa nuova. Io dico che per me, per completare... Un attimo, però io ogni tanto vengo, dico, questo succede se l'inquilino che c'era prima ha scippato tutte le cose e se lo porta. Se uno le lascia... Casa nuova. No. Ah, casa no, nuova. Vabbè, che casa nuova. Allora, a casa è vecchia. Vabbè. Casa è vecchia. Però dico, deve essere strutturata. È passatempo. Per cui, di solito un sindaco, Ignazio Sanchez, per esempio, è stato 5 anni. Non è riuscito a completare tutto quello che si è fatto e ne ha portato avanti di cose. Non è che dobbiamo dire che tutto era brutto. Purtroppo ha perso le elezioni e da 15 anni che c'è questa amministrazione. Di cose ne hanno fatte, errori ne hanno fatti, io lo dico apertamente. Però di qua a dire che questa amministrazione non dovrebbe completare un certo percorso, in questo momento Daniela Toscano, per me è deleterio. I cittadini, no, deleterio, ho detto che i cittadini dovrebbero dare continuità a questa amministrazione. Quindi vediamo se ho compreso, diciamo, la sensazione, la visione, la lettura delle cose di Luigi Nacci è che se non sarà riconfermata Daniela Toscano e arrivasse uno degli altri tre, sì, certamente sarebbe un fermarsi, perché il nuovo sindaco, l'amministrazione deve comprendere come funziona un comune. Ho capito bene? Con l'esperienza, perché qua parliamo, aspetta, scusa Nicola, qua parliamo di esperienza. Oddo, come controbattete a questa visione di Nacci? Dico, se dobbiamo fare questo ragionamento significa che in un comune non ci potrà mai essere un ricambio generazionale. Perché avete amministrato per 15 anni, esatto, e volete ancora tempo per rifar fare le cose, perché voi siete quelli esperti, quelli che avete... Ma che ha esperienza, e Silvana Catana è stata l'esperienza. Ma dico, ma l'esperienza, se non date la possibilità ad altri che hanno anche altre competenze, per carità, io faccio una libera professione. Non penso di essere da meno rispetto a certi consiglieri comunali, con tutto il rispetto. Non ti ho detto questo io. No, ma io non lo sto anche dicendo. Te l'ho augurato di fare il consigliere comunale per un motivo. Sì. Perché date la possibilità però ad altri di entrare in consiglio, di amministrare questo territorio, perché io sono convinto che ci sono delle risorse nella nostra coalizione, nelle altre coalizioni, di tantissime personalità, di professionalità che possono fare il bene di questo territorio. Noi abbiamo anche dei professionisti, degli architetti, dei tecnici che ci hanno aiutato nella redazione del nostro programma. E abbiamo anche dei commercialisti, degli esperti di fondi comunitari che ci hanno dato anche delle dritte su cosa inserire nel nostro programma di governo, che potete trovare online sul sito ericecomune.it, se non ricordo male, si chiama così. Però voglio dire, non possiamo partire dal presupposto che, avendo amministrato per 15 anni, Nacci, voi dovete... Nacci. Io leggo lo slogan, il cambiamento continua, ma di quale cambiamento stiamo parlando? Ognuno il cambiamento deve continuare. Ma poi se posti ci sono, Vincenzo, se sono sei posti, liberi per cercare di dare un contributo. Assolutamente. 5 più il vostro comando di battaglia qual è, Matteo? Proposta amministrativa. Proposta amministrativa, ci sono tanti cavalli di battaglia, nel senso ci sono tanti quella che secondo voi vi contraddistingue dagli altri, dalla Toscana, noi intanto abbiamo le idee chiare intanto su come amministrare, perché già facevo riferimento prima al fatto che bisogna sforzarsi di approvare i bilanci di previsione nei tempi previsti per poter anche prevedere delle azioni a lungo e medio termine. Sui collegamenti che mancano a valle, se Erice è una città a vocazione turistica, è giusto che ci siano i collegamenti con le frazioni, con il porto, con l'aeroporto. Sono deficitari, il centro storico è completamente abbandonato, turisti che arrivano nella nostra zona del lungomare non sanno come arrivare a volte al centro storico, al borgo medievale. In determinati orari capita che o perché si butta lo scirocco, la funivia chiude, non danno neanche il bus navetta come scendere a valle. Dico, è una cosa, un servizio che manca ai cittadini. La scuola bus a Pizzolungo, una famiglia con un bambino piccolino, è costretto solo per avere il servizio di scuola bus, ma mi sembra una cosa corretta questa, iscriverlo soltanto alla Mazzini, che è la scuola vicino al carcere, perché è quella che secondo il regolamento approvato dal comune è quella che è più vicino, diciamo, al luogo di residenza di quella famiglia. Ma quando a 500 metri in linea d'aria c'è la Gemellini Asta, c'è la scuola La Pascoli, questo è un regolamento che andrebbe comunque rivisto, quindi collegamenti che vanno rivisti. Il turismo che deve essere potenziato tutto l'anno, non soltanto 6 mesi, 7 mesi l'anno, perché Erice deve vivere di turismo, e che turismo significa anche sviluppo. Mi ricollego anche alla questione università, perché le facoltà vanno riviste, l'amministrazione piuttosto che togliere il contributo di 100.000 euro
con due gradi di giudizio che sono costati migliaia di euro alle casse comunali, che hanno perso il primo grado e il secondo grado. Assolutamente sì. Non ricordo gli importi, ma circa 400.000 euro. Assolutamente sì. Un accordo transattivo, mi pare, tra le parti. Questa è una cosa veramente vergognosa. Vergognosa, da vicino, io mi vergogno di una cosa del genere, una situazione... di una scelta che fece allora l'amministrazione scellerata, scelleratissima. Folle. E adesso mi vogliono diciamo, rappresentare il fatto che stanno dialogando per incrementare l'offerta formativa. Ma dovevano farlo prima. Erice di che cosa vive? Bisogna che ci sia anche un osservatorio turistico. Se Erice vive di turismo, di mare, di vino, noi abbiamo tante aziende qui sul nostro territorio. Cerchiamo di allargare l'offerta formativa specialistica, diciamo, in questo settore, in questi settori. Ma Fazio ha lavorato su questo. Va bene, mancano 5 minuti e qualche cosa. E poi ci sarebbero altre cose, insomma, non possiamo elencarle tutte in una sola trasmissione. Ma a proposito, visto che immagino sarete in tanti a seguirci, lo spero più che altro, vi ricordo che domani sera, mercoledì, andiamo in diretta con De Politicum, con il confronto tra i 4 aspiranti sindaco per Erice. Ci saranno in studio a partire dalle 21 in diretta, quindi potete anche interagire con noi e porre domande. Daniela Toscano, Piero Spina, Silvana Catalano e Maurizio Oddo. Un'ora e mezza circa di trasmissione, è il primo confronto, ne abbiamo organizzati due ufficiali come televisione, quello di domani è libero, nel senso che accettiamo anche le vostre domande da porre ai candidati a sindaco, il prossimo più in là, prima del voto, invece sarà il classico confronto con le domande bloccate, tot minuti di tempo a testa per poter rispondere e dare spiegazioni. Vi aspetto domani sera a De Politicum. Orazio Mistretta. Niente, io volevo soltanto dire la che... La proposta che vi contraddistingue e vi differenzia dagli altri. Io torno a puntare sempre sull'università. Prego. A parte il fatto che avrete visto che quando si parla di confini è come se mi si toccasse un dente scoperto, perché io salto subito in aria. Mi fa arrabbiare, perché io poi tengo molto al nostro ospedale. Ho dimenticato le gocce. Che io non ho capito. Ho dimenticato a portare le gocce, lui si arrabbia spesso. Io fortunatamente bisogna... Ma sull'ospedale abbiamo fatto delle battaglie insieme, no, per la radioterapia, tu lo sai. Lo so che abbiamo fatto delle battaglie insieme, perché non abbiamo concluso nulla? Perché? Torno a dirlo, perché l'ospedale provinciale... Non c'entra l'amministrazione. Ma mi fai parlare o mi devi sempre controbattere? Io non sto accusando l'amministrazione. Vedi, mi stai fraintendendo. Non sto accusando la fraintendenza. Io sto accusando che l'ospedale storico, provinciale, di Trapani, il più importante ospedale storicamente della provincia, che esisteva già dai tempi delle crociate, purtroppo si trova nel territorio di Erice. Questa è una cosa che deve essere corretta. Ora lasciamo stare questo discorso che continuo inutilmente ad arrabbiare. Non nasce un bambino a Trapani dal 1968, non si può sentire, credo che sia l'unico capoluogo di provincia dove le nascite sono pari a zero e poi finiamo alla fine nelle graduatorie internazionali. Comunque a me interessa l'università, io sarò assessore all'università, alla pubblica istruzione. Ecco, una cosa nuova che è stata purtroppo messa nel dimenticatoio dall'amministrazione precedente. Quindi oltre a quello che giustamente stava dicendo il caro Vincenzo Maltese sull'ampliamento dell'offerta formativa, quindi corsi di laurea dedicati a scienza, astronomia, fisica, astrofisica, ma oltre e poi a scuole dedicate alle realtà locali, noi desideriamo puntare su un fatto che potrebbe contraddistinguere in modo particolare e riproiettare la città di Erice verso orizzonti meravigliosi. Quale? E arrivo subito. Arrivo subito al dunque. Noi vorremmo andare, come dire, a far ripartire la istituzione. Sapete per esempio quanto è importante il Festival di Sanremo per la canzone italiana. Noi ce l'abbiamo un festival che potremmo far ripartire, perché già esisteva. Vorremmo far ripartire la istituzione del premio Ettore Majorana Erice Scienza e Pace, che fu istituito nel 1988 sotto la sindacatura di Salvatore Laporta dalla regione siciliana con la legge numero 23 dell'8 dicembre del 98. È definito dalla World Federation of Scientists, la WFS, Federazione Mondiale degli Scienziati, da assegnare ad autorevolissime personalità del mondo della scienza scelte nell'ambito non solo tecnologico e scientifico, ma anche umanistico. Vorremmo anche fare un appendice per il WFS, un appendice giovani, per andare a premiare le migliori eccellenze delle città, non solo di Erice e di Trapani, ma della provincia, che si stanno spendendo nel mondo. Io ho una carissima amica, la dottoressa Silvia Carpitella,
nata a Erice, perché appunto si nasce a Erice e non a Trapani, che tra qualche giorno prenderà servizio come docente con contratto a tempo indefinito presso l'Università di Stato della California. Abbiamo Queste sono Anna le cose. Grassellino che Oh, lavora ma al queste, computer e queste sono poi i quantistico. loro lavori, devono essere premiati in una Quindi, e sezione questo è giovani, un in una punto sezione giovani. fondamentale per Mistretta, certamente, che differenzia la loro proposta dalle altre tre. Io non sono designato assessore, perciò. Vabbè, però, E ti esimi dal rispondere. No, non mi esimo completamente, io questo non me lo Va bene, puoi dire. allora faccio un'altra domanda. Sì, dimmi. No, già l'ho fatto l'altra volta e la rifaccio. È cambiato qualcosa rispetto alle previsioni numeriche dell'ultima campagna? La Toscana Sì, è vince più con. cambiato qualche cosa perché purtroppo io l'altra volta hai scritto dei numeretti, Qua eccetera. li prendo, ce li ho qua. Silvana ha due liste soltanto, Ce li ho qualche cosa è qua, ce li ho qua i cambiato. numeri, aspetta Perché che li abbiamo trovo. fatto noi un giochetto, io. No, No, però questo non significa nulla. per me non è tanto Su questo giochetto non c'è perché io dubbio. Voi me ricordate l'esperienza di Trapani ne sono. Io ce li ho con qua. Damiano, con tre liste. Esatto, d'accordo. Ok, Vince divenne A sindaco con una marca. ballottaggio, sì. Alcamo la stessa cosa. Vabbè, Con due liste, dunque i numeri erano l'altra volta, Sì. Toscano 5.200, Oddo 3.200, Spina 3.300, Catalano 1.800. A 1.800 Catalano. No, 1.800 era catalano perché mi hanno detto tre liste, ora giustamente a 1.300, 1.400 ci Comunque, arriviamo, vincete al dopodiché primo turno? sì, dico, sottoscrivo questo Ok. tranquillamente al primo turno e Mistretta. effettivamente. Vincono al primo turno? No, assolutamente no. Giustamente non potete dire il contrario. Non avranno assolutamente la Non possibilità avranno di vita facile, vincere. ma vinceranno No, al primo turno. non avranno stavolta realmente la possibilità di vincere al primo turno, anche perché nonostante con grande accuratezza hanno prodotto una messe di liste di candidati che solo poche realtà in altri comuni sono in grado di Ma li mandavamo proporre. via. No, 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 sicuramente Io con siete. l'UDC avevo la No, possibilità di fare ma una lista siete dobbiamo chiudere sicuramente, veloce. molto bravi No, molto nel bravo. Nacci, reclutare. per piacere, dobbiamo Posso chiudere. rispondere di No, meglio. ma fammi finire, scusa, e poi parli. Dico, siete stati molto bravi, 8, 9, 10 liste, non so quanto ne avete. Dico, quindi siete stati bravi a far candidare cugini, fratelli, Sì, ma parenti, voi siete sorelle, stati tutti bravi a quanti. perdere una Mi però. devi fare Ma finire, scusate, però. sì, ma Non mi ne avete vuoi perso vedere una. quali liste supereranno poi il Noi ne 5%. abbiamo purtroppo perduta una per inesperienza di alcuni, ma purtroppo, vabbè, voi siete stati Vabbè, bravi. Moneta della Allora, Fava, non vincono al no, primo non, turno. aspetta, fammi finire, non Esperienza. vincono, no, Veloci voglio dobbiamo aggiungere, essere. no, voglio aggiungere qualcos'altro, non vinceranno al primo turno, poi te lo puoi segnare, Ora vediamo me lo segno dopo. se sbaglio, andranno sicuramente al ballottaggio, quindi, Con chi? e questo è difficile dirlo, probabilmente andranno al ballottaggio con Maurizio Oddo o con Piero Spina. Ah, chi sono due? Nonostante io stimo molto quello che sta facendo Silvana Catalano con la sua coalizione, però penso di non sbagliare che avranno verosimilmente una quantità di consensi inferiore. A quel punto io spero che si riesca a fare sintesi tutti e tre insieme, me lo auguro con tutto il cuore, e a quel punto al Tant'è che avete ballottaggio. lasciato due posti assessori liberi, Esattamente, a siete quel punto al furbi, ma pure ballottaggio la Silvana andremo a Catalano. vincere tutti e tre insieme, Oddo, Spina e Maltese, Catalano. secondo me vi stanno sottovalutando, prego. Assolutamente sì, perché la mia previsione è quello comunque che si andrà al ballottaggio. E comunque se noi abbiamo una visione comune, noi abbiamo un nostro programma, un nostro progetto politico che abbiamo voluto portare avanti sin dall'inizio. Non abbiamo fatto accordi con nessuno, questo ci tengo a dirlo. Abbiamo rifiutato fino a poco tempo fa anche delle proposte, delle offerte, e qui mi taccio e non proseguo, perché crediamo, diciamo, nella discontinuità con un certo anche sistema, diciamo, di potere che va avanti da 15 anni fra Trapani e Erice. E quindi noi intanto andiamo per la nostra strada. Sono sicuro che faremo bene, faremo il nostro percorso, se poi ci saranno le condizioni, anche in un eventuale secondo turno si valuterà, insomma, Il da farsi. Va se bene, grazie io auguro grazie a a tutte e Vincenzo due, no, Maltese. io auguro a tutte e due di essere consiglieri comunali insieme E di Staffagnani. Di opposizione loro, io e maggioranza. Grazie Passare alla maggioranza. No, ho detto di opposizione. Grazie a Vincenzo Maltese.
candidato al Consiglio Comunale di Erice nella lista Erice Fronte Comune. Grazie, sostiene la candidata sindaca Silvana Catalano, per la migliore candidata sindaca. Questo lo dice ovviamente Mattese, che lo ha designato assessore a che cosa? Già le deleghe per sicuramente al sistema idrico e allo sport. Perfetto. Grazie a Orazio Mistretta, candidato al Consiglio Comunale nella lista dei socialisti per Oddo, credo che si chiama una cosa del genere, designato assessore dal candidato sindaco Maurizio Oddo, assessore all'Università appunto della Cultura, ha detto prima, grazie. Grazie a te, direttore. A Luigi Naci, candidato al Consiglio Comunale, capolista della lista UDC, che in buona sostanza ha contribuito fortemente a produrre assieme a qualche altro amico, sostiene la candidata sindaca Daniela Toscano. Grazie a Naci, grazie a lei, a Mistretta e a Maltese. E domani sera vi aspetto per il confronto con noi candidati sindaco. Buona serata. Buonasera a tutti.